l'occasione per far conoscere il progetto denominato Vento del Politecnico di Milano e soprattutto per coinvolgere non solo le istituzioni e gli enti preposti, ma anche le aziende, le associazioni impegnate sul territorio, gli studenti e i docenti di università e scuole superiori, interessati ai temi dell'ambiente, del turismo, dell'arte, della cultura e del food. Questo è il senso del convegno promosso dalla CISP Monte Orientale dal titolo Piste cicloturistiche, occupazione e sviluppo del territorio, che si è svolto giovedì 9 novembre a Vercelli. Nutrita la platea degli ospiti, dall'arcivescovo della città Marco Arnolfo, alla sindaca Maura Forte, dall'assessore regionale al turismo Antonella Parigi, al segretario regionale della CISP Piemonte Alessio Ferraris. Un'iniziativa questa di oggi tesa a promuovere la più importante delle tutele, e cioè la creazione del lavoro. Oltretutto di un lavoro anche, come dire, sostenibile, un lavoro di qualità e un lavoro di prossimità, cioè quello che il territorio può esprimere. Parliamo di Vento, una pista ciclabile che attraverserà quattro regioni, e il motivo della giornata odierna è proprio quello di fare in modo che attraverserà quattro regioni e quindi che si realizzi, perché sono otto anni di elaborazione, ci pare un tempo congruo, diciamo così. A fare gli onori di casa, il segretario generale della CISL Piemonte Orientale, Luca Caretti, che ha introdotto i lavori della giornata e spiegato le ragioni che hanno spinto la CISL a promuovere questa iniziativa. Continuiamo come CISL del Piemonte Orientale il percorso che abbiamo iniziato nel precedente mandato di valorizzazione di peculiarità territoriali che possono portare a uno sviluppo dei territori da un punto di vista economico, ma soprattutto da un punto di vista occupazionale. In una logica però strategica, valorizziamo aspetti che possono, come dire, convivere nello sviluppo territoriale. Non a caso qui su Vercelli abbiamo ragionato della logistica e credo che come CISL abbiamo portato a casa un grande risultato con l'investimento che è stato fatto da parte di Amazon e con le assunzioni, quasi 1000 lavoratori che saranno assunti per questa azienda. Dall'altra parte può coesistere uno sviluppo turistico che prova a valorizzare quelle che sono le peculiarità territoriali che in un territorio come quello di Vercelli vanno dalle risaie fino al Monte Rosa. Ai lavori della giornata hanno preso parte anche un centinaio di studenti delle scuole superiori vercellesi. Il progetto Vento prevede la realizzazione di una dorsale cicloturistica da Venezia a Torino che si snoda lungo il fiume Po per circa 680 km attraversando 4 regioni e 12 province. In gestazione da quasi 8 anni, grazie a un gruppo di ricercatori, Vento è sostenuto da fondazioni bancarie e di recente ha ottenuto anche il finanziamento di 2 milioni di euro dal Ministero delle Infrastrutture, che lo ha inserito nel Sistema Nazionale Cicloviario. Obiettivo ambizioso ma possibile è generare economie diffuse per lo sviluppo sostenibile delle aree interne del territorio, creando così nuova occupazione. Sono stimati in circa 2000 i posti di lavoro che la realizzazione delle infrastrutture ciclabili potrebbe generare, come spiega Paolo Pileri, professore associato di progettazione e pianificazione urbanistica del Politecnico di Milano e responsabile del progetto Vento. Il progetto Vento è questa enorme infrastruttura, questo che prima era un sogno ma adesso sta diventando realtà perché sono stati messi dei finanziamenti, è partita già il primo bando di gara, il più grande bando di gara per la ciclabilità del paese. 2 milioni di euro per la realizzazione di iniziare la realizzazione di questo. Perché vogliamo Vento? Perché vogliamo Vento e perché siamo venuti qua a Vercelli a parlarlo? Perché Vento e il cicloturismo fatto in questa maniera vuol dire generare lavoro e lavoro di qualità. Quindi lavoro all'aperto, i bed and breakfast, ristoratori, piccolo commercio, tour operator. Abbiamo una valangata di lavoro diverso nelle nostre aree interne. Questo vuol dire cicloturismo. Bisogna crederci, lavorare tutti di squadra alla realizzazione di questa grande dorsale, perché come diciamo sempre, il cicloturismo non nasce per caso, ha bisogno di infrastrutture, ha bisogno di grandi infrastrutture, come c'è all'estero. La CISL Piemonte Orientale ritiene che l'obiettivo possa essere raggiunto sostenendo dal basso una rete virtuosa di relazioni e una maggiore attenzione per l'ambiente e la formazione, fino ad arrivare a un patto territoriale per il turismo. Tommaso Di Lauro, operatore CIS Vercelli, tra gli artefici di questa giornata.
L'idea è quella di realizzare un grande patto territoriale per il turismo dove dal basso tutti gli stakeholder del territorio si incontrano e a vario titolo esprimono le loro idee, le loro preferenze, le loro competenze. Mettendole a fattor comune, il territorio riuscirà sicuramente a trovare una linea comune per dare delle risposte all'occupazione e allo sviluppo del territorio.